L'argomento era è la nascita del Partito Democratico. E vorrei parlarvi di questo. Magari qualche risposta al volo, forse. No, vorrei parlarvi del Partito Democratico, del momento storico importante che la nostra regione, l'Italia, sta vivendo, di cui forse non abbiamo sempre compreso sufficientemente l'importanza. Nei libri di storia oggi raccontano ancora dei grandi congressi del Partito Socialista, dei grandi congressi del dopoguerra, del prima della guerra, del dopoguerra, dei grandi cambiamenti, delle grandi tribolazioni e percorsi che i partiti nazionali hanno affrontato. E attraverso i partiti è stata affrontata, partiti clandestini, è stato affrontato il fascismo, è stata affrontata la ricostruzione, è stato affrontato il percorso che l'Italia ha fatto in questi decenni. E oggi noi affrontiamo la nascita di un nuovo partito, non a seguito di una persona o sul progetto di una sola persona o sull'iniziativa di una sola persona, come pure è capitato in Italia, ma un nuovo partito che nasce mettendo assieme i percorsi importanti dei due più grandi partiti storici del nostro paese, i partiti che hanno vinto il fascismo, che hanno scritto la Costituzione assieme e che ci hanno portato fin qui, nel bene e nel male, molto nel bene direi. Hanno preso masse di persone senza istruzione, senza scuola, senza lavoro, senza diritti, di persone come erano i nostri nonni e come erano i nostri genitori, e le hanno trasformate in cittadini di diritti, in cittadini che partecipano alla vita politica, in cittadini che hanno mandato i figli a scuola, in cittadini che hanno tirato sulle famiglie, comunque in maniera molto diversa da come accadeva nel passato. Due storie diverse, a volte anche contrapposte, sono state assieme nella lotta al fascismo, sono state assieme nello scrivere nella Costituzione. E poi a volte anche contrapposte, ma che sempre hanno messo al centro della loro azione l'affrancamento della persona umana, l'affrancamento sociale e civile. E sono arrivati fin qui. Oggi questi partiti si mettono assieme. Si mettono assieme guardando più al futuro che al loro passato, guardando alle necessità di oggi, guardando all'Italia e alla Sardegna di oggi.